Stiamo cercando di conoscere, di scoprire i vari comuni della provincia ionica e non solo attraverso le loro tradizioni, la loro storia, ma è opportuno, è importante, è imprescindibile confrontarsi ovviamente con l'amministrazione comunale per vedere come vanno le cose, gli obiettivi raggiunti, quelli che ci si prefigge di raggiungere, le difficoltà. E siamo con il sindaco di Mottola, il dottor Luigi Pinto, con il quale vogliamo un po' analiticamente fare un bilancio di questi 4 anni di gestione di attività amministrativa. Un bel territorio, come questa sera siamo qui a Mottola per il Folk Festival, ma per rendere un territorio appetibile anche dal punto di vista proprio turistico, dal punto di vista dell'appeal, occorre ovviamente c'è tutta un'attività retrostante, un'attività amministrativa retrostante. Da dove partire, sindaco? Partiamo dai lavori pubblici, partiamo da quegli strumenti per rendere ovviamente il territorio appetibile, non solo per i cittadini ma anche per chi viene da fuori. Certo, e in questa amministrazione ha voluto in questa ottica certamente disegnare il suo paese puntando molto sulla rigenerazione urbana. Dal momento in cui ci siamo insediati noi ci siamo preoccupati soprattutto di una programmazione che non è tardata poi a rendersi concreta. Abbiamo realizzato 2 grandissimi parchi, uno che si chiama Terrazze del Mezzogiorno e poi abbiamo anche strutturato una nostra pineta, Pineta Teodolin da Casa Massima, con percorsi sentieristici, con aree di arredo, per aree picnic, per poter consentire piste ciclopedonali. E quindi abbiamo cercato sul territorio soprattutto di puntare sulla riqualificazione di queste aree con una particolare attenzione all'ambiente, ma abbiamo anche guardato ad altre situazioni di sostenibilità. Una grande area boschiva tra Mottola e Martina Franca che si chiama Bosco di Sant'Antonio è stato anche questo ristrutturato attraverso un fondo FESR. Abbiamo quindi costruito una seconda isola ecologica e giù di lì poi la videosorveglianza, quindi una serie di opere molto importanti che poi si sono anche concretizzate, chiedo scusa, con opere pubbliche di pertinenza comunale, la ristrutturazione di molte scuole ad esempio. Ma adesso continuiamo, e continuiamo con che cosa? Con la creazione di parcheggi. Abbiamo messo a bando e sul nostro sito la riqualificazione di un grandissimo parcheggio che era ormai un'area molto degradata e abbandonata, e ancora praticamente ulteriori gare di appalto che potranno riguardare illuminazioni, di strade, di percorsi, e quindi diciamo una cittadina che sicuramente ha inteso nella riqualificazione urbana, nella rigenerazione, puntare molto nel dare appunto una sua chiara visibilità. Sindaco, parliamo anche di sanità. Lei è un medico e sappiamo tutte le polemiche che si sono create per la sanità in ambito sanitario regionale, però Mottola ha delle primizie da offrire al territorio. Di cosa si tratta? Sicuramente in questi giorni noi abbiamo innanzitutto riqualificato il nostro vecchio nosocomio abbandonato, abbiamo anche lì con un fondo FESR riqualificato questa struttura, ne è venuta fuori una residenza sociosanitaria per anziani, è stata addirittura arredata dall'ASL e adesso in questi giorni il bando di assegnazione. La speranza è chiaramente che a breve, in pochi mesi, si possa arrivare finalmente alla sua apertura, quindi una residenza sociosanitaria per anziani e centro diurno. Questo ci potrà poi consentire naturalmente di poter guardare con più attenzione anche al nuovo nosocomio, che come tanti ospedali della nostra comunità tarantina e pugliese è stato oggetto prima di riconversioni e poi successivamente fino alla chiusura. Oggi ci sono solo dei servizi, ma puntiamo anche lì a una residenza sociosanitaria di tipo R1, cioè quella che più attiene a pazienti anziani ma con delle criticità importanti nei loro apparati e che quindi necessitano ancora di un set assistenziale, diciamo, di un certo livello. Ecco, questo primo passo dell'assegnazione di RSSA della vecchia struttura con un bando ci dà molta fiducia per poter continuare sul nuovo ospedale in quella direzione. Parlare di sanità vuol dire anche parlare di sociale. Parliamo delle iniziative del Comune di Mottola in ambito di servizi sociali al cittadino. Beh, intanto noi abbiamo inteso soprattutto parlare di sociale, ma davvero parlare a 360 gradi di sociale. L'abbiamo guardato già dalle scuole fondamentalmente. Le scuole nostre sono delle scuole
che intanto guardano, diciamo, un trasporto scolastico che viaggia fino nelle aree rurali con un'utenza notevolissima. Pensate, da Mottola partono la mattina ben 7 pullman per raccogliere i ragazzi dalla nostra area rurale. Abbiamo praticamente un sistema scolastico basato sul tempo pieno, quindi con mense scolastiche all'interno, e abbiamo proprio su queste sezioni noi cercato praticamente di non pesare sulle tasche dei cittadini, cercando le migliori condizioni possibili, naturalmente, per poter creare delle fasce che possono addirittura arrivare davvero a creare, diciamo, una tassazione zero sui cittadini. Questa è la comunità che è riuscita 3 anni fa a non inserire la TASI, ed è la comunità che è riuscita quest'anno praticamente ad abbattere, diciamo, l'aliquota sulla TARI, quindi, diciamo, sulla raccolta rifiuti. Certamente guardiamo anche naturalmente la terza età, e abbiamo avuto dei progetti importanti, progetti per quanto riguarda naturalmente il benessere dell'attività fisica nella terza età, progetti finanziati dalla regione naturalmente, che hanno coinvolto le varie associazioni, che si sono perdurate naturalmente in più momenti durante l'anno, ma abbiamo anche naturalmente un'offerta che viene data, diciamo, ai nostri concittadini della terza età attraverso naturalmente una serie di livelli assistenziali che sono realizzati secondo le norme dalla regione. Parliamo naturalmente anche delle locazioni, parliamo anche di iniziative che possono attenere naturalmente alle attività ludiche, che sono tutte finanziate dalla nostra amministrazione con convenzioni, molto spesso, non avendo molto spesso, diciamo, tanti spazi da poter utilizzare, con strutture esterne al comune. Quindi diciamo che le iniziative sono davvero tante, e contiamo ancora di proseguire in questa direzione per rendere, diciamo, da un punto di vista sociale, meno criticità possibili sulle nostre famiglie. Parliamo di iniziative culturali. Promuovere la cultura significa far crescere il territorio, significa promuovere il turismo, significa far girare l'economia. Certamente, Mottola, voi sapete, è una collina che è una delle più importanti, qui la spia dello Ionio, guarda su tutto lo Ionio, si presenta in una maniera tale da avere una ricettività turistica. Abbiamo delle cose molto importanti, la nostra civiltà rupestre, noi abbiamo subito voluto puntare nell'attenzione in quella direzione, ma avevamo bisogno di professionalità. Il nostro ufficio turistico, da quando io sono insediato, l'ho voluto mettere in gara, e quindi praticamente hanno partecipato delle società, è stata affidata quindi a dei professionisti del turismo. Fa piacere che sono tutti ragazzi con lauree importanti in beni archeologici, in lettere e così via, ma che si occupano molto del territorio, del turismo. Hanno dato un'impronta professionale. Oggi Mottola ha dei report turistici importanti mensilmente, con turisti che vengono dall'estero e poi anche naturalmente dalle nostre regioni. Abbiamo portato livelli importanti di 500-600 turisti praticamente ogni mese qui nella nostra città, e poi chiaramente l'amministrazione ha sostenuto tutti gli eventi culturali storici. Ecco, parliamo proprio del cartellone estivo. Il cartellone estivo si basa fondamentalmente sul sostegno a manifestazioni storiche. Parliamo del Festival Internazionale della Chitarra, che quest'anno ha raggiunto la 25esima edizione addirittura, ma accanto a questo tante novità: la rassegna film, che si concluderà poi con un concorso di cortometraggio, quindi avremo poi alla fine un concorso di cortometraggio fatto dai giovani. L'anno scorso abbiamo avuto addirittura ben 10 novità, e quest'anno vedremo naturalmente. Ma accanto poi alla rassegna film, questi giorni si sta concludendo la rassegna del Folk Festival, che abbiamo voluto intendere. Cosa vogliamo intendere con questo? Folk Festival, in cui la storia del nostro territorio, i racconti popolari, la musica popolare, ma accanto a un connubio con quella che è la musica popolare del Salento, trova, diciamo, la massima espressione. È la prima edizione, è andata molto bene perché i gruppi si sono qui cimentati. Naturalmente abbiamo avuto anche delle rassegne più strettamente culturali, guardando al tarantismo soprattutto, con degli esperti, e vorremmo continuare in quella direzione. Ovviamente poi accanto a questo le manifestazioni enogastronomiche. Vi segnalo il secondo anno, la seconda edizione della Festa della Pizza, ma la novità importante è che tutti i nostri ristoratori dell'arte, diciamo, praticamente della pizza, hanno voluto tutti quanti essere insieme in diverse serate musicali ed enogastronomiche, che hanno portato qui davvero migliaia di persone.
Per concludere, Sindaco, manca un anno al completamento del primo mandato. Le auguriamo che sia il primo di un altro, che preceda il successivo. E il suo sogno, i suoi obiettivi per questa fine consigliatura? Gli obiettivi sono quelli che noi ci siamo proposti e che sono già in itinere praticamente, quindi completare gli appalti per le scuole soprattutto, completare gli appalti per aree parcheggio, illuminazioni di alcuni parchi molto importanti naturalmente, e quindi creare anche degli strumenti che andiamo ad approvare in questi giorni, che possono servire davvero per le future amministrazioni. Sono strumenti urbanistici importanti che guardano all'housing sociale. Noi a settembre approviamo un'ampia area di lottizzazione di housing sociale, guardando davvero al sociale, alle famiglie che potranno poi in futuro, in un tempo medio, poter vedere edificare a prezzi contenuti. In bocca al lupo. Grazie.